Siamo nella sala giunta del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo. Stamattina saranno consegnate a un grande della musica napoletana, a Enzo Avitabile, le chiavi della città. Una cerimonia importantissima, un riconoscimento importantissimo che non viene a margine di una carriera, ma nel corso di una straordinaria, immensa carriera musicale. A breve noi sentiremo le voci, sentiremo innanzitutto e sicuramente Enzo Avitabile, quindi seguite il servizio. Perfetto, sala giunta del Comune di Napoli, Enzo Avitabile, un riconoscimento straordinariamente importante, non a margine ma nel corso di una straordinaria carriera. Ma diciamo che oggi il mio sindaco, il mio amico Luigi De Magistris, ma la mia città, diciamo, mi riconosce e io ho portato qui quello che quest'anno, diciamo, abbiamo portato a casa con la musica di un film straordinario di Edoardo De Angelis. E niente, sono, chiaramente sono felice, perché quando si ritorna a casa e diciamo, si festeggia insieme, si condivide una gioia dopo, diciamo, tanto sacrificio e tanto impegno, si è strafelici. Enzo, in questo momento di felicità, una domanda proprio veramente sorge spontanea: un ricordo particolare di questa tua lunga, immensa, straordinaria, bellissima carriera? Ma in questo momento posso solo dire: ricordo il conservatore San Pietro a Maiella, dove ho studiato tanto tempo, ricordo Marianella, che è il mio quartiere, diciamo, perché Napoli è Napoli, ma poi ti riconosci ancora di più nel tuo quartiere, perché siamo un insieme di tanti quartieri. Un ricordo della periferia e un ricordo di mia moglie Maria, che è volata via prematuramente. Ecco. Ma non può essere una sola dedica. La prima dedica, sicuramente, come sempre, alla mia città, che è Napoli, che è la casa madre. Poi dedicare al mio quartiere Marianella, a tutte le periferie della città, le periferie del mondo. Dedicarla alla musica napoletana da Pergolesi ad oggi, contemplando tutti, i grandi artisti, gli artisti, i posteggiatori, quelli che hanno dedicato tutta la loro vita e l'esistenza alla musica, al suono, alla parola, alla danza della nostra città. E poi dedicarla al mio produttore Andrea Ragosa, che ha lavorato tanto insieme a me per queste cose, e dedicarla a mia moglie Maria, volata via prematuramente. Un pensiero a Pino? Pino, e se io ho detto una cosa, dedico alla musica napoletana da Pergolesi ad oggi, e per essere precisi, allora, da Pergolesi a Pino Daniele. Grazie. La nostra musica. Però, Enzo, devo...